Ciao a tutti! Vediamo insieme come posso fare per iscrivermi a uno dei corsi del CPA di Lecco. L'iscrizione si fa online, su internet. Posso farla con un computer, un tablet oppure con il mio telefono. Prima di tutto faccio la foto a un mio documento d'identità. Va bene un passaporto, il permesso di soggiorno o la carta d'identità. Dopo vado sul sito www.cpadilecco.edu.it. Scendo fino a trovare la scritta iscriviti subito. Ancora una volta devo ricercare iscriviti subito. Seleziono l'anno scolastico e il corso. Se voglio imparare la lingua italiana, voglio conseguire la licenza media, voglio fare un corso di lingua europea o un corso di informatica. Poi seleziono dove voglio fare il corso, ad esempio la sede principale Lecco Maggianico. A questo punto mi fa selezionare la data e l'orario per un colloquio e mi chiede se sono disponibile a farlo online. Clicco avanti, mi chiede di confermare la mia scelta. Clicco avanti. Qui inserisco il mio cognome, il mio nome, se sono un uomo o una donna, il mio codice fiscale. Poi mi chiede se sono richiedente asilo, mi chiede il documento a cui ho fatto la foto prima. Ad esempio seleziono la mia carta d'identità e inserisco il numero. Poi devo indicare la scadenza del mio documento. Poi inserisco il numero del mio permesso di soggiorno e indico ancora se ha scadenza. Poi inserisco i miei dati, quando sono nata, dove sono nata, la mia nazione e la mia cittadinanza. Poi mi chiede dove abito, in Italia, la mia provincia, ad esempio per Lecco devo selezionare LC, il comune di residenza, cioè la mia città o il mio paese, il CAP per Lecco è 23900 e il mio indirizzo. Poi devo inserire il mio numero di telefono e la mia email due volte. A questo punto mi chiede se voglio inserire se sono occupata o disoccupata e se sono in regola con le vaccinazioni. Clicco avanti. Adesso devo selezionare il documento a cui ho fatto la foto e sceglierlo sul mio telefono e clicco carica file. Poi, fatto questo, clicco avanti. Adesso, se tutte le mie informazioni inserite sono corrette, posso autorizzare per la privacy e cliccare su conferma.